La salute dei battipagliesi merita più attenzione, merita più risorse, l'ospedale deve rinascere. Così il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, questa mattina è incatenata davanti all'ospedale per rivendicare i propri diritti. Ultimamente la struttura ospedaliera vive una situazione di carenza di organico rispetto alle attività, carenza di organico molto importante, atteso che alla ripresa delle attività programmate di elezione e di inserire in un progetto di urgenza, determina effettivamente una impossibilità a garantire i livelli minimi assistenziali. Mi dispiace dover ricorrere a dei gesti così eclatanti come quello di incatenarsi davanti a questo ospedale, ma questo ospedale, questa città, la Piana del Sele, i colleghi medici, gli infermieri, i tecnici, i biologi esigono rispetto, esiste rispetto tutta un'area che viene servita da un ospedale che, ricordo, fu aperto ai tempi del terremoto e tanto fece. È da tanto che stiamo lamentando la mancanza di infermieri, di medici e anche una mancanza di una direzione sanitaria di presidio che dovrebbe essere qui a protestare o in direzione generale. Più volte abbiamo chiesto al direttore generale, che ormai fanno 3 anni quest'anno che si è insediato, di venire a vedere di persona quelle che sono le difficoltà che noi abbiamo in questo ospedale. E non è che la questione del Covid, sono battaglie che noi facciamo da anni e oggi che ci sta un'emergenza si vede ancora di più la criticità. Solo in quest'anno noi abbiamo perso 30 tra infermieri e OS, abbiamo 5 sale operatorie distribuite in 2 piani con 11 infermieri, oltre all'ordinario anche l'urgenza che arriva. Reparti che sono stati dimezzati a causa del Covid, ma persone che stazionano nel pronto soccorso da giorni per essere ricoverati. Eppure abbiamo dei reparti chiusi perché manca il personale. Non solo, ma abbiamo la necessità di avere un laboratorio che faccia tamponi rapidi molecolari, abbiamo tutta la disponibilità, abbiamo l'aria, ma questi ancora non si vede niente, eppure ci sono piccoli ospedali che li fanno. Avere la possibilità di fare tamponi rapidi molecolari vuol dire avere la possibilità di ricoverare subito i pazienti. Non esiste solo il Covid, esistono tante altre malattie. Se venite ora abbiamo almeno 2 cardiopatici gravi in attesa di ricovero, in attesa di tamponi. L'altro giorno una signora anziana 2 giorni per ricoverarsi in ortopedia. Tutto questo è inaccettabile. Quindi quello che vogliamo è il rispetto e la presenza qui. Io non me ne vado da qui fino a che il direttore generale non dice, non prende atto e non viene. Non è possibile, non è un fatto, si ricorre ora, ma ci sono problemi che vengono da lontano. Questo ospedale lo sta chiedendo, una PET TAC che è stata annunciata 2 anni fa, con un reparto che è chiuso di medicina nucleare da 9 anni, sta ancora lì, i lavori che devono iniziare. Sono tante le criticità, visto che non ci pensa la direzione sanitaria di presidio, ci pensa il sindaco, che è l'organo di maggiore, c'è un organo di, c'è la maggiore rappresentante sanitario sul territorio. Quindi questo sindaco, insieme a tutta la popolazione, insieme a tutta la piana, chiede rispetto e chiede che venga potenziato questo ospedale, che nonostante tutte le criticità, tranne al lavoro, alla dedizione, alla passione dei colleghi, degli infermieri, degli operatori, ha evitato il peggio in una situazione di grave pandemia. Quindi quello che chiediamo è la presenza della direzione generale, che prenda atto dei problemi dell'ospedale più importante della Piana del Sele dopo Salerno, e quello che fa in media, noi facciamo 46.000 accessi l'anno di pronto soccorso. È chiaro che col Covid siamo calati, ma vogliamo più rispetto e più attenzione. Questo per la salute dei nostri operatori, ma per la salute di tutti i cittadini che fanno capo a questo presidio ospedaliero.